cosa vi ha spinto a fare un disco che parla dell'individualismo? Non è individualismo, è egocentrismo, no? E comunque fondamentalmente sesso e stupidità. E quella cifra stilistica delle nostre canzoni è questa. Sì, sesso e stupidità che è un po' il motto della vita in Italia adesso, che inizia. È che poi la cosa che manda avanti il mondo. Anche. Morti, furbi e gli stronzi, sono morti buoni e ricolti, sono morti ormai tutti quanti. Il disco non dà, poi alla fine non dà neanche un granché di giudizio di via d'uscita come spiegazione, perché non è che c'è un discorso a dire ora con questo abbiamo la verità. No, si parla di fotografare, no? Della roba. Della roba. E fondamentalmente comunque. Della roba. E fotografare l'Italia che abbiamo visto dal furgone, che sesso e stupidità. Non è solo sesso e stupidità, dai. Le nostre canzoni però sì. Noi veniamo da queste cose qua, però non è che tutti devono venire da sesso e stupidità. Bravo. Grazie. Alle donne e agli uomini e froci, vi amo, vi adoro e ricopro di baci, corpi ignudi, straziati o armoniosi, perdenti. Questi pezzi che si trovano all'interno del libretto, come avete fatto questa selezione? Quello è bello. Praticamente noi non ci sentivamo di mandare fuori il disco così da solo, nudo e crudo. Sentivamo la necessità di, come usavamo un tempo, di corredarlo di un apparato, chiamiamolo critico se vogliamo, sì, che ci stava bene, di mettere degli estratti in un modo un po' situazionista, anche giustapposti uno all'altro, che sembra che non formino un discorso sensato, invece lo formano alla fine. E la collaborazione di Brian è stata ridotta all'aspetto soltanto musicale in questo album oppure stavolta sì. Aveva qualcosa da dire anche rispetto al testo? No, stavolta è stato un amico che è venuto a suonare con noi. È stato, nell'altro disco è stato un po' più un mentore, qui era più, sì, più in veste, diciamo, di amico perché, che ci ha dato una mano. Anche perché il taglio che ha il disco è molto autoreferenziale, non autoreferenziale nel senso che si riferisce al nostro paese, al nostro contesto. Pensate di continuare a collaborare con lui nei prossimi assolutamente progetti? Sì, se ne parlava sì, oggi. Sì, certo. Sì, sì. Cioè, non è che siccome abbiamo fatto un disco in italiano tutta la nostra produzione prossima sarà per forza di cose in italiano. Anche sì, anche no. Dipende come va. Noi continuiamo a guardare un po' ovunque. Questo giro volevamo guardare qua. Avete bisogno ancora di restare a Italia dopo aver fatto questo disco, di continuare sì. A rompere i coglioni? Assolutamente sì. No, quando si tratta di rompere i coglioni, noi finché si c'è da respirare. Sempre presente ma assente. Esatto. No, rompere, hai detto bene, rompere i coglioni. Bravo, sì. Rompere i coglioni è la cosa che ci riesce meglio proprio. Quindi questo disco è anche concepito per promuoverlo intensivamente in Italia con un approccio proprio da testimone di Geova. Ti entro in casa e ti sventolo questi foglietti sotto il naso, che tu voglia o non voglia, e poi si vedrà. Basta che dici che sei ebreo e noi entriamo. Ok, grazie. Prego.